PlayStation 4 ha ottenuto risultati veramente ottimi al lancio, nonostante un set di esclusive non proprio eccezionale. Nel 2014, se vorrà mantenere il vantaggio in termini di vendite, la console Sony dovrà dimostrare che anche sul fronte delle produzioni esclusive può fare la differenza. Anche se per ora è stato solo annunciato il suo arrivo, senza date e dettagli, Uncharted 4 schizza immediatamente nella top 3 dei titoli più attesi per il 2014. D'altra parte, il lavoro di Naughty Dog in questa generazione parla da solo. Siamo certi che Uncharted 4, del quale conosciamo solo un'ipotetica ambientazione in Madagascar, trarrà beneficio di tutta l'esperienza del team, proponendosi come prima killer app per PlayStation 4. The Chinese Room si presenta su PlayStation 4 nel 2014 con una nuova avventura in prima persona, sulle orme del suggestivo Dear Esther. Anche Everybody's Gone to the Rapture è infatti molto particolare. Esplorazione e interazione saranno le principali direttrici del gameplay, per un'esperienza assolutamente unica che punta a farci sperimentare le reazioni di un piccolo conglomerato urbano a una catastrofe di proporzioni apocalittiche. Da Tequila Works è in arrivo nel 2014 un delicatissimo action adventure che riprende un po' lo stile sognante di Ico e lo amalgama ad un pizzico di Legend of Zelda The Wind Waker. Il risultato a schermo è davvero poetico, condito non bastasse dalle melodie composte da David Garcia e dal mitico Akira Yamaoka. Emozionante e coinvolgente già dal primissimo trailer, Rime si prospetta come una delle proposte indipendenti in digital delivery più interessanti dell'anno. Il 2014 sarà forse l'anno in cui vedremo finalmente compiuta l'ultima chiacchieratissima opera di Fumito Ueda, padre di quell'Ico che ha letteralmente fatto innamorare una generazione. Parliamo ovviamente dell'ormai mitologico The Last Guardian, che fa piegare la testa in un gesto di semi-imbarazzo a qualunque dirigente Sony. L'intrigante platform adventure incentrato sul rapporto tra un ragazzino e un enorme grifone potrebbe vedere finalmente la luce su PlayStation 4, piattaforma sicuramente più indicata per veicolare la visione artistica evidentemente esorbitante di Ueda. Da quanto si è visto in passato, infatti, il titolo sembra puntare moltissimo sulle suggestioni visive, mettendo in primo piano un comparto tecnico capace di lasciare a bocca aperta. In un mondo che unisce la leggenda di Re Artù e Cavaliere della Tavola Rotonda ai tratti tipici dello steampunk, The Order 1886 ci porterà a combattere contro feroci creature metà uomo e metà bestia, che imperversano sul destino dell'umanità. Dietro una vicenda apparentemente banale si cela un grande lavoro di ricerca nel folklore e nelle favole europee, che caratterizza un setting molto ricco e affascinante. Ancora più interessante è il gameplay, presentato recentemente da Ready at Dawn come un mix di stili differenti tra shooter, melee e molto altro. Il team ha promesso di non trattenere il giocatore per più di mezz'ora in un unico ambito, ma variare continuamente facendo sperimentare una freschezza unica e ritmi serratissimi. Drive Club è la risposta Evolution Studios allo strapotere di Electronic Arts in ambito Racing Arcade. Il titolo, atteso per il Day One e poi clamorosamente rimandato, si presenta non senza qualche incertezza, ma caratterizzato anche da diversi spunti interessanti. Tanto per cominciare, lo strettissimo rapporto con il comparto multigiocatore, che fa di Drive Club il primo social network racing. In secondo luogo, il gameplay, fortemente ibridato tra arcade e simulazione ed in grado di regalare sensazioni soddisfacenti grazie a una manovrabilità realistica che si appoggia ad un fare più permissivo, una sorta di incontro tra Project Gotham e Burnout. Mostrato sino ad ora con il contagocce, a febbraio in arrivo anche Infamous Second Son, terzo capitolo della fortunata saga di Sucker Punch. Nuovo protagonista e nuova ambientazione fungeranno da capisaldi per un videogame sostanzialmente conservatorista riguardo al gameplay. A livello ludico, infatti, a tenere banco sono ancora scalate e combattimenti a suon di superpoteri, resi davvero incredibili dalla potenza di calcolo di PlayStation 4 e dalle nuove e spettacolari abilità del protagonista. La progressione si presenterà in forma non lineare e molto più peso sarà dato alle scelte morali. Alright, I got this whole thing figured out. We hit the town, maybe swing by the Space Needle, always wanted to see it, and then we're back home to save some lives. Presentatoci all'ultimo Tokyo Game Show in forma non smagliante, Deep Down, particolare RPG Capcom in esclusiva PlayStation 4, rimane uno tra i titoli più attesi del 2014. Molto intrigante è il suo strato narrativo, e accattivante è il gameplay, che sembra recuperare una certa ruvidità da Dark Souls.
Un po' meno ingessato invece è il sistema di combattimento, che prende spunto da Dragon's Dogma e permette di concentrare gli sforzi verso una particolare parte del corpo o verso l'arma impugnata dal nemico, aggiungendo così un certo tatticismo. Visivamente non così impressionante come i primi trailer volevano far pensare, Deep Down ha comunque mostrato le potenzialità di un engine promettente, capace di ricreare una scena poligonale spessa ed arricchita con spettacolari effetti particellari. Ambientato nel Giappone feudale in epoca Edo, Yakuza Ishin si prepara ad immergere i possessori di PlayStation 4 in quel mondo fluttuante dipinto dagli artisti nelle famosissime ukiyo-e, tra battaglie a fil di katana e divertimenti. Nei panni di Sakamoto Ryoma, samurai errante alla vagabond, dovremmo combattere il potere dello shogunato per tentare di ribaltare l'ordine politico. Sullo sfondo, oltre a incontri di galli, situazioni amorose e attività a conduzione familiare, la perfetta caratterizzazione stilistica, visiva e concettuale dell'atmosfera dell'epoca, nonché un sistema di combattimento più dinamico ed immediato rispetto al passato. In arrivo nel 2014, in esclusiva per PlayStation 4, anche un remake che accenderà in moltissimi giocatori un vero e proprio fuoco nostalgico. Si tratta di Shadow of the Beast, remake dell'omonimo videogame uscito nell'89 su Amiga. Non si conoscono al momento molte informazioni a riguardo, ma il dev team ha spiegato di voler catturare l'essenza di quell'antica perla del videogioco, grazie a un gameplay definito innovativo. Dal canto nostro ci aspettiamo un action game molto cruento, che sfrutti le potenzialità di PlayStation 4 soprattutto per rendere altamente spettacolare l'azione a schermo.